bentornati. Oggi andremo a creare il nostro galagino miniaturizzato e anche personalizzato, nel senso che andremo ad aggiungere degli accessori che in origine non ci sono, tipo il caricabatterie col suo interruttore, e poi andremo ad inserire anche una batteria al suo interno. Questi sono tutti i componenti che ci servono per creare il nostro galagino. Oltre, vabbè, il display, dopo ci andrà anche il display. Metteremo un display da 2,8 pollici e ovviamente dopo il software, che quello non ve lo posso dare per il discorso del copyright, non posso fornirvelo, quello lo dovete trovare voi. Quindi andremo a creare il nostro bar top in miniatura. Questa qua sarà la grandezza, alla fine salterà fuori così. Io l'ho stampato tutto in 3D. Adesso andremo a configurarlo, ad assemblarlo piano piano. Ho già cominciato ad assemblare un po' di componenti, ad esempio l'amplificatore. Questo è il suo amplificatore, questo qua è il suo altoparlante che poi andrà dietro. Ho già inserito diversi pulsanti. Questo è il nostro joystick col pulsante di start e fuoco e il joystick per le quattro direzioni. Okay. Adesso andremo a configurarlo. Questo qua sono anche dei LED, dei diodi LED che andranno messi sopra. Adesso piano piano andremo a ricostruire il tutto. Questo è il nostro processore, questo è questo che farà girare tutto quanto il sistema. È un SP32 a 38 piedini, questo qua, che andrà opportunamente programmato e darà vita a tutto quanto. Dentro ci saranno già 6-7 giochi. Poi dopo di più non ci possono stare, perché andremo a praticamente a riempire quasi totalmente. Cambiamo anche, che selezioniamo sempre con il nostro joystick, man mano che selezioniamo cambia
cambia il gioco, cambiando il gioco cambiano anche le luci. Poi queste qua, man mano che giochiamo, ad esempio se possiamo giocare a Pac-Man, andiamo a selezionarlo col tasto di selezione, adesso lui caricherà, poi andremo ad inserire i coin con questo tasto e diamo start. Ok, funziona, funziona anche bene, eh? Il joystick così, con questo, non pensavo che con quattro tasti si potesse giocare anche bene. Perfetto. Adesso, se volete cambiare gioco, basta tenere premuto un attimo il tasto di coin. Lui uscirà da Pac-Man e andrà sul menu principale. Qua potremo scegliere anche il Galaga. Una volta che è caricato, gli diamo coin e start. Tasto fuoco. Ok ragazzi, funziona il tutto, adesso andiamo ad assemblarlo dentro al suo cage, ok? Allora, prima di assemblare il tutto, andrei a inserire la grafica. Prima andiamo a incollare la grafica sul cage e poi cominciamo ad assemblare il tutto. Finché è smontato è molto meglio se riusciamo prima a creare la grafica per il nostro case. Quindi andrò a realizzare la grafica, poi andrò a applicarla e poi andremo ad assemblare il tutto. Bene, abbiamo creato anche la grafica. Io ho scelto questi colori qua. Voi potete scegliere il colore che volete. Adesso proviamo ad assemblare il tutto, eh? Bene, abbiamo montato intanto il pannello posteriore con l'altoparlante, poi ho messo caricabatterie, la batteria e l'interruttore, che adesso andremo a collegare il tutto poi con il processore. Qua ho messo l'interruttore, il caricabatterie, qua andrà il processore per aggiornare per il software o per caricare altri giochi, e questo è il foro per l'altoparlante. Questo qua è il suo amplificatore e il pannello posteriore è completato. Adesso andremo a completare anche il resto. Ed ecco qua il nostro cabinato completato. Abbiamo aggiunto anche la grafica. Qua ho messo l'interruttore,
caricabatterie, ho messo una batteria interna. Questo qua è il, quello per riconfigurare i, i giochi. Al momento ci sono 6 giochi. Questo qua è l'altoparlante, ok. E questo qua è il nostro cabinato. Adesso vediamo se funziona. Possiamo alimentarlo anche con power bank. Una volta acceso, ecco qua. Possiamo selezionare i giochi col joystick. Una volta scelto il gioco, con lo start lo carichiamo, inseriamo i coin, diamo start. Il nostro gioco funziona. Per cambiare gioco teniamo schiacciato coin e ritorna sul menu, e qua possiamo selezionare altri giochi. E questi sono tutti i giochi che abbiamo. Questo andrà vicino a quello grandezza naturale che abbiamo fatto qualche tempo fa.